Ci sono tanti tool e strumenti che permettono, grazie all'intelligenza artificiale, di cambiare la propria voce anche in tempo reale. E la posso usare anche per cantare. Alcuni li abbiamo già visti qui sul canale, come voice.ai, ma quello che ti presento oggi è davvero straordinario. Perché? Perché è semplice da utilizzare, leggero, quindi adatto per qualsiasi computer dispositivo, funziona veramente bene, ha una versione gratuita con cui puoi fare già tantissimo e adesso andremo a provare tutto quanto. Ciao, benvenuto in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi, oggi in una location diversa dallo studio, un video realizzato un po' in movimento, ma la parte che vedrai tra poco è completa, è tutta fatta a desktop, e adesso ti faccio subito vedere per provare come funziona questo strumento e cosa possiamo fare. Ecco una prova di dubbing AI di quello che vedrai nel video di questo programma molto leggero, quindi non necessita di un PC potente per funzionare, ma funziona benissimo anche su PC appunto normali, che permette di trasformare la voce in tempo reale in maniera pazzesca, mantenendo l'intonazione, dando la possibilità anche di cantare in modo maschile, come in questo caso, ma anche femminile, selezionando tra le tante voci disponibili. Ci sono quelle gratuite che ruotano ogni giorno, ogni poche ore, e che così permettono di sperimentare tra le tantissime voci disponibili, o ci sono poi anche i piani volendo pagamento che danno la possibilità di avere, di comprare le voci, di averle sempre a disposizione. Le possiamo utilizzare davvero per tutto, ad esempio per fare uno scherzo agli amici con questa voce utilizzando una chat di WhatsApp, Meet, Zoom, Skype, per lo streaming in diretta di videogiochi da League of Legends, Fortnite o qualsiasi cosa stiamo utilizzando, dove c'è bisogno di appunto parlare e convertire la voce in tempo reale. Come può notare, le voci sono fatte veramente bene, la qualità è perfetta e il ritardo di trasformazione è minimo, proprio qualche millisecondo rispetto alla nostra voce, per cui il funzionamento davvero è ottimo. E adesso nel video scopriamo come utilizzarlo, come funziona, come si scarica, come si setta e tutto quanto. Ma prima ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. So che per te è molto semplice, ma per me è molto importante perché mi aiuta a far crescere questo canale, quindi non indugiare, lascia il like, e se non sei ancora iscritto iscriviti. Andiamo quindi a scoprire insieme il funzionamento di Dubbing AI. Eccoci sul sito di Dubbing AI, da cui potremo scaricare appunto il programma per Windows e per Mac, che permette di poter fare questo cambio di voce in tempo reale. Lo possiamo trovare qui, il sito è questo, dubbingai.io, scritto dubbingai.io, ma te lo lascio come sempre anche in descrizione per maggiore comodità. Qui sotto possiamo vedere cosa fa e cosa permette di fare, quindi in questo caso per il gaming utilizzare la voce, quella di un personaggio al posto della nostra, in qualsiasi caso di streaming, qualsiasi necessità. Qui ci permette di provare direttamente, e attenzione che è un programma che qui ci dice record ma non registra, cambia la voce, permette di cambiare la voce in tempo reale e non di fare registrazioni e trasformare queste registrazioni poi in altre voci, quindi la sua utilità è proprio questa. E è utile per qualsiasi, diciamo, tool, programma, qualsiasi applicazione che permette di avere un microfono in ingresso e quindi di fare una videochiamata come Zoom, WhatsApp o strumenti anche come Discord. E ci sono poi tutti i vari giochi, League of Legends, Fortnite, Roblox, Apex Legends e tantissimi altri, insomma qui puoi trovare tutte le tipologie. E nella guida ci sono tutte le informazioni, se vogliamo avere qualche info possiamo trovare tutto quanto, ma adesso poi vedremo un esempio di come utilizzare appunto questo programma e andare a selezionare un microfono in ingresso per andare a trasformare la nostra voce con alcune di queste applicazioni. Torniamo un attimo sulla pagina principale, perché vediamo che cliccando download possiamo andare a scaricare il nostro programma. Clicchiamo quindi download dubbing for free. Ecco fatto, e viene scaricata direttamente la versione. Io l'ho già salvata, quindi non vado a salvarla ancora direttamente. Non ho capito se direttamente ci scarica la versione adatta in base a Windows o Mac. Qui comunque mi era disponibile Windows e Mac. Io non posso provare chiaramente per Mac avendo Windows in questo caso, però andiamo a scaricare il nostro programma. Una volta scaricato, adesso vado a recuperarlo. Ecco il file, vado a cliccarci sopra due volte per attivare l'installazione. Installiamo il programma con le solite procedure, insomma selezioniamo dove deve essere installato, in pochi istanti tutto viene fatto. Ma adesso vedremo che la cosa importante è proprio la prima installazione, è quella di andare, andiamo a fare lancia, ecco Dubbing AI, è quella di andare a tarare un po' tutti i nostri dispositivi, microfono e eventuali cuffie, proprio per essere sicuri di utilizzare gli strumenti giusti.
Il programma, una volta aperto, ci chiede chiaramente di registrarci. Possiamo registrarci ed entrare con Google, entrare con Discord o inserire una mail, e quindi una mail nuova a parte quella che abbiamo già inserito qui, se non abbiamo una mail di Google o non vogliamo metterla, e un'altra mail qualsiasi per poterci registrare. Adesso inserisco la mia. Nella mail ci arriva il classico codice da inserire e lo inseriamo. Ed ecco che siamo entrati. La prima parte, come dicevo, quella del settaggio, ci dice: metti le tue cuffie e preparati per incredibili voci. Questo perché le cuffie sono importanti proprio in questa fase, perché se noi parliamo e abbiamo l'audio di risposta delle casse o dello schermo, questo audio poi rientra nel microfono e crea un effetto di eco, non è il massimo da utilizzare. Quindi sono caldamente consigliate le cuffie per questo utilizzo, proprio per parlare con la propria voce col microfono e sentire già la voce trasformata dentro le cuffie. Una volta fatto continua, selezioniamo il microfono da utilizzare. Adesso io non metto quello che sto usando anche per registrare, sennò probabilmente poi non mi prende la registrazione. Ne metto uno qualsiasi, comunque questo è un microfono che posso utilizzare. Decido il volume di ingresso e poi seleziono quali devono essere le uscite. In questo caso non ho collegato le cuffie per registrare questo video e decido che l'audio in uscita deve essere quello dello schermo. Potrei mettere appunto cuffie e alzare o abbassare il volume. Attenzione, queste cose poi si possono cambiare anche dopo senza problemi, eh? E dovremmo farlo questo parlando, quindi parlando sentiamo già l'audio. Se io adesso metto il microfono che sto utilizzando, sento comunque l'audio in uscita e devo così aggiustare i livelli nelle cuffie fino a quando sento l'audio buono in ingresso, e soprattutto in uscita ho un audio che mi soddisfa. Quindi vado a fare tutto il mio settaggio e poi clicco continua e siamo pronti per utilizzare il nostro programma. Vediamo, ci dice cosa possiamo utilizzare anche qui, e attenzione, quando vogliamo poi utilizzare questa applicazione, questo tool per l'ingresso appunto di anche di YouTube, se facciamo le dirette o altro, dobbiamo come microfono in ingresso scegliere Dubbing Virtual Device, il microfono di dubbing. In questo modo, invece di prendere l'ingresso del microfono, non so, della webcam o il microfono che abbiamo collegato, selezioniamo questo microfono virtuale. In pratica, adesso poi ti faccio vedere direttamente come si fa in concreto, e con questo possiamo poi andare a direttamente prendere la voce e trasformare in tempo reale. Adesso via, andiamo dentro il programma. Proprio solo la prima volta verrà chiesto di aspettare un attimo per andare a scaricare tutte le risorse, in particolare andare a scaricare tutte le varie voci. Ecco, scaricate tutte le risorse. Allora vediamo come funziona il programma. Funziona che abbiamo ogni giorno delle voci gratuite che cambiano giornalmente. Vedi qui abbiamo circa 23 ore, quindi da poco praticamente sono partite quelle nuove e saranno disponibili per 24 ore, poi cambieranno. Io queste le posso utilizzare, adesso ti faccio fare la prova direttamente, ne proviamo alcune direi subito così per vedere come funziona. Prima voglio farti questa panoramica del funzionamento generale, poi qui abbiamo invece quelle le migliori, e per avere queste dobbiamo fare un piano a pagamento di $4,99 al mese. Queste poi rimangono fisse, sono sempre quelle, e quindi se io voglio utilizzare, devo fare alcuni video e devo utilizzare sempre quella voce, e posso utilizzare perché è fissa, tutti i giorni ce l'ho, mentre queste posso utilizzarle sempre ma cambiano, come dicevo, per cui ogni giorno ho una voce differente da selezionare, non posso dare continuità magari a un progetto che va avanti per più tempo. Poi abbiamo questo all in one, in cui abbiamo tutti questi personaggi, quelli direttamente anime, quelli dei videogiochi, cast, quelli dei film. È chiaro che tutta questa parte sono personaggi in inglese, poi la voce sentiremo adesso è perfetta anche in italiano, però magari in italiano siamo abituati a un tipo, la voce di Tony Stark è un doppiatore diverso rispetto a quello che è il personaggio in americano e alla sua voce originale. Dobbiamo quindi sempre considerare questo aspetto, a meno che poi non vengano inserite anche delle voci italiane. Vedremo se ci sarà questa possibilità. Quindi questa è la panoramica generale di quello che abbiamo qui. Qui abbiamo le voci che possiamo mettere come preferite. Qui abbiamo la possibilità di clonare la nostra voce registrando un minuto di video. Non lo vedremo in questo video, magari lo testeremo in un altro, questa possibilità di clonare la nostra voce originale. Se ti interessa, lascia un like, mi raccomando, e scrivilo nei commenti soprattutto, così mi darai la possibilità di fare un altro video, farei capire che è interessante, che ci interessa fare un altro video su questo aspetto. I settaggi che abbiamo qui sono quelli che abbiamo visto prima.
posso fare anche una calibrazione pro in questo caso, che è molto interessante, che poi vedremo si attiva qui, registrando 10 secondi della mia voce, della nostra voce, e l'AI potrà generare l'intonazione giusta e anche il tono, il pitch direttamente più adatto. Questo è utile farlo, secondo me, bisogna settarlo, perché così riconosce proprio bene l'intonazione ed è la voce ancora più simile a quella alla nostra, anche se poi è clonata, diciamo, anche se poi è cambiata in tempo reale con un'altra voce. Abbiamo poi la possibilità di rimuovere l'eco o il rumore se siamo in ambienti più rumorosi, questi vanno un attimino sperimentati. Qui abbiamo impostazioni generali, comunque interessanti, anche scorciatoie da tastiera. Dopo andiamo a vedere anche quegli altri aspetti, ma adesso proviamo le nostre voci. Testiamo le voci del giorno, quelle che sono disponibili ancora per 4 ore circa, poi cambieranno, magari poi vedremo se riusciremo anche a fare un test con qualche voce di quelle un po' più particolari e le migliori, quelle più votate, ma intanto proviamo con queste. Quindi vado ad attivare i vari strumenti, di solito appunto utilizzo le cuffie così ascolto anche la mia voce, ma questo si può scegliere se tenere attivato o disattivato, può essere interessante o meno. Attenzione che chiaramente questo dà del riverbero poi dopo, no? Perché alla fine ascoltiamo la nostra voce, se la nostra voce poi entra nel microfono si crea quell'effetto eco, insomma, che non è il massimo, per cui si può attivare per sentire che voce si sta utilizzando o se si usano le cuffie, altrimenti è meglio tenerlo disattivato. Quando attivo il voice changer chiaramente comincio poi a parlare con la voce selezionata, in questo caso dovrebbe essere questa, e la disattivo perché sennò stava già partendo. Allora attiviamo il voice changer e da qui in poi sentirai parlare non il Matteo tradizionale, ma il Matteo con queste voci. Attiviamo e partiamo. Ecco fatto, adesso dovrei già parlare con la voce di Eddie o Addy, sentire com'è direttamente. Proviamo piano piano a trasferirla, mettiamone una molto forte, magari questa. Ecco, ho attivato Aatrox. Questi due personaggi a volte sono comunque completamente di fantasia, a volte sono personaggi comunque veri, come abbiamo visto, e che hanno una somiglianza valida rispetto alla voce magari di un personaggio specifico. Questa, vediamo se anche questa voce può essere interessante. Chiaro che poi uno può usare la voce maschile o femminile, oggi forse qua ce ne sono più di femminili rispetto a quelle maschili. Maschili sono due, c'è questo Remy o Remy. Che adesso, ecco qua, andiamo a provare, dipende poi dalle voci giornaliere che sono disponibili. Però è chiaro che se vogliamo fare un utilizzo intensivo di questo strumento, magari anche per i videogiochi o per qualsiasi tipologia, per così, anche le chat di WhatsApp, Meet, ma quello più che altro per divertirsi, ma magari per lo streaming, per le dirette o altro, può essere interessante utilizzare anche queste voci particolari anche dei personaggi. Allora può essere utile fare un minimo investimento economico per una piccola cifra e avere anche queste voci a disposizione. Facciamo ancora qualche test, sto provando adesso quelle un pochino più gettonate, quelle che hanno il maggior numero di like, vediamo questa, e adesso andiamo a provare anche Violet, eccola qua. E direi che questa è l'ultima attivata, vedi che qui sotto abbiamo la voce, se io poi comunque esco dal programma, come in questo caso, se vado sotto, vedi che eccola qui, rimane in alto, comunque mi fa capire che sto parlando, adesso vado a rimettere questo, ecco, mi fa capire che sto parlando con quella voce, quindi non devo sempre tenere il programma chiaramente attivo. Se sono su Meet, sono su Zoom, Skype o qualsiasi altro strumento, posso comunque continuare a lavorare e tenere così minimizzato, diciamo, il nostro programma e continuare a parlare con quella voce. E proviamo l'ultima, dai, mettiamo anche questa, facciamo l'ultimo test e poi dopo ritorno forse con la mia voce normale. Ho attivato con il pulsante la possibilità Pro, appunto, che permette di avere una maggiore intonazione e andare a riconoscere meglio tutto, anche il canto, fa già bene quello normale, questo è ancora meglio. Come puoi notare, possiamo agire, in questo caso è interessante su alcuni aspetti, qui possiamo fare la calibrazione automatica, di solito comunque registrando la nostra voce viene fatta una calibrazione la prima volta e possiamo poi rifarla quando vogliamo, riregistrando ancora la nostra voce, e poi posso cambiare l'intonazione, come puoi notare la posso portare così oppure la posso portare in questo modo, e quella suggerita mi sembra era questa, forse meno 3, e anche il pitch, anche il tono, vedi, da 92 posso portarlo così, cambiare moltissimo il tono, farlo più alto, più basso, in base alle mie preferenze, trasformando completamente quindi anche la voce. Molto interessante questo aspetto, e
valido per poter affinare, così adattare la singola voce alle proprie necessità. E la posso usare anche per cantare. Adesso non ti farò più di questo, beh, oltre a quello appunto appena visto il video, però da sperimentare sicuramente questo aspetto può essere davvero molto valido della versione Pro, che non è a pagamento appunto, è la versione Pro, ma semplicemente migliora questo aspetto, va a migliorare la voce, ma sempre nel piano gratuito. Abbiamo visto quindi che esistono diverse possibilità per le voci. Se vogliamo avere le voci a pagamento, dobbiamo cliccare su questa possibilità e andare a fare un abbonamento mensile di vario tipo per sbloccare le migliori 50 voci o tutte quante. Ma abbiamo anche questa possibilità molto interessante delle ricompense. Abbiamo ricompense giornaliere, ad esempio usare questo voice changer per 15 minuti e ci dà 10 gettoni, invitare un amico, oppure semplicemente tutti i giorni. Vedi, queste sono quelle che, se andiamo a cliccare tutti i giorni, ci danno dei gettoni. Questi gettoni poi possiamo scambiarli. Io adesso per esempio vedi ne ho 60 e arrivando a 100 posso avere questo Best of Dubbing AI per un giorno. Quindi per un giorno posso usare tutte le voci, provarle tutte quante, e se ho più gettoni posso provare anche per un giorno 7 giorni tutte queste, quindi o provare una voce per 3 ore con 40 gettoni. Per cui, tornando e cliccando spesso, si può avere questa cosa, ma ancora meglio, ti dico, c'è la possibilità di invitare un amico. Infatti, se tu utilizza questo codice, te lo metto qui davanti, poi anche in descrizione sotto, GKZ, questo codice qui, se lo inserisci qui sotto, me lo vai a inserire direttamente nello spazio che hai qua, tu avrai il tuo codice, ma inserisci qui il mio, avrò la possibilità di avere dei gettoni in più per provare più voci. Mi darai la possibilità di andare a testarne di nuove, quindi di fare successivi video. Ma così puoi fare anche tu, dando il codice, condividendolo, vedi, copiandolo poi dove serve, invitando gli amici e invitandoli a mettere il codice qui sotto, in modo da poter così ricevere qualche ricompensa e poter avere più voci sbloccate. Mi raccomando, vai a inserire anche tu il codice che hai trovato qui sotto. Poi abbiamo questa guida, questa è interessante, è una sorta di PDF, in pratica è un documento comunque su Drive con tutte le informazioni, quindi ci dice come possiamo utilizzarlo, in che strumenti, come cosa funziona, cosa permette di realizzare, ci dà un po' di info varie su anche gli strumenti che abbiamo a disposizione, tutto quello comunque che abbiamo già visto. Ma adesso soprattutto dà queste info su come utilizzarlo come microfono esterno. Adesso andiamo a riprendere il programma e quindi utilizzarlo con WhatsApp, con Skype o altro. Adesso ti faccio vedere proprio l'esempio proviamo con WhatsApp da PC, l'applicazione proprio di WhatsApp, che attenzione non è WhatsApp web in questo caso. WhatsApp web non funziona perché non permette di fare le chiamate, in questo caso è WhatsApp, proprio l'app. Con l'applicazione di WhatsApp andiamo a fare la videochiamata, si apre la finestra dedicata alla videochiamata. Adesso sto chiamando il mio studio direttamente. Nei settaggi, quindi nelle impostazioni, vedi che ci sono tutti i microfoni, c'è questa videocamera e ci sono vari microfoni. Io come microfono devo scegliere questo Dubbing Virtual Device. Utilizzando questo microfono, io la chiamata che farò con WhatsApp utilizzerà direttamente la voce che ho selezionato qui. Quindi in questo caso sto usando Vegeta e potrei anche utilizzare magari Master Chief, ecco qua, o un altro personaggio. Vedi, in questo caso è selezionato e quindi io quando faccio la chiamata WhatsApp la vado a fare con quel personaggio perché ho scelto il microfono. Quando facciamo una chiamata comunque o stiamo giocando altro, se usciamo dalla nostra finestra abbiamo sempre attiva la finestra che rimane piccolina con il personaggio, che può essere attivo o disattivo. Adesso non sentiamo il cambiavoce perché ho messo l'altro microfono per poter registrare questo video. Posso cambiare, appunto, togliere e mettere la mia voce o mettere quella modificata in un istante e andare a modificare il volume di ingresso del microfono. Quindi questa rimane e attenzione, come dicevo, nell'applicazione selezioniamo sempre questo Dubbing Virtual Device, qualsiasi sia lo strumento che andiamo a utilizzare, che sia Skype, che sia appunto League of Legends, una diretta YouTube, qualsiasi dispositivo in cui serva appunto utilizzare un microfono. Il programma, come ti dicevo, è molto semplice, è leggero, perché in questo caso il PC è un mini PC su cui sto registrando, con una scheda video pessima, anzi con scheda video integrata, quindi non servono schede video potenti, non serve un gran PC. Adesso non ho trovato info sui requisiti di sistema necessari, ma funziona bene assolutamente anche con questo mini PC, e quindi direi che è ottimo.
ho letto che più chiaramente il PC è potente e performante, e più si riduce anche il ritardo, che comunque è sempre basso lo stesso, però più il PC è potente, più il ritardo è ridotto. Bene, abbiamo direi visto tutto quanto, ti consiglio scaricalo, provalo, perché è davvero divertente anche solo da utilizzare per fare qualche registrazione. Siamo giunti al termine di questo tutorial, ti ricordo iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche. Se ti interessa questo mondo legato alla trasformazione della voce in tempo reale e non, trovi qui sul canale tanti video con voice.ai, te li lascio qui anche nelle schede, e tantissimo altro per andare a utilizzare questi strumenti.